Ilary Blasi annuncia una squalifica al Grande Fratello VIP?. Grande Fratello VIP con Ilary Blasi, concorrente squalificato?. Se pensavate che dopo la squalifica di Marco Predolin le cose al Grande Fratello VIP potessero andare meglio, vi toccherà ricredervi. Il clima è sempre lo stesso di qualche settimana fa, se non peggio. Ilary Blasi, nella diretta di domani sera su Canale 5, sarà costretta a comunicare a un altro concorrente di dover lasciare la casa più spiata d'Italia. No, non ci riferiamo al concorrente che perderà al televoto, ma a una vera e propria squalifica, la seconda per questa edizione. A dare la conferma ci ha pensato Transitaliano in un suo recente articolo, annunciando la squalifica di Gianluca Impastato. Il motivo? Il comico di Colorado, proprio come Marco Predolin, ha bestemmiato durante una delle tante dirette del programma. Gesto imperdonabile. Tanto da attirare, come al solito, le critiche del web e del Moige, l'associazione che si occupa dell'educazione dei minori. Purtroppo, anche per Gianluca Impastato toccherà varcare la soglia rossa, perdendo per sempre la possibilità di poter arrivare in finale. A differenza del noto presentatore, di cui il web si è sempre battuto affinché la produzione del Grande Fratello VIP prendesse provvedimenti, la sorte di Impastato sembra stare al cuore al pubblico da casa. Ilary Blasi, purtroppo, sarà costretta a comunicargli la brutta notizia. GF VIP, Ilary Blasi domani sera annuncerà una squalifica?. Alcuni personaggi famosi andranno via, mentre altri prenderanno il loro posto. È la dura legge dello show business. Lunedì entreranno i nuovi concorrenti al GF VIP, come vi abbiamo annunciato qualche giorno fa. Ilary Blasi, oltre a comunicare a Gianluca Impastato di dover lasciare per sempre la casa, comunicherà agli altri concorrenti l'ingresso dei nuovi partecipanti al reality. Carmen Russo, Raffaello Tonon e Corinne Clery varcheranno la soglia rossa per prendere parte al programma di successo di Canale 5, programma che non fa altro che collezionare ascolti record durante il corso della messa in onda. Il pubblico da casa sembra essere dispiaciuto per il triste destino di Gianluca Impastato, ma la legge è uguale per tutti. Il GF VIP ha espulso Marco Predolin per una bestemmia e non può comportarsi diversamente con il comico di Colorado, soltanto perché è amato dal pubblico da casa. A Ilary Blasi, come al solito, toccherà l'arduo compito di comunicare la triste notizia. All'interno della casa più spiata d'Italia nessuno sospetta minimamente ciò che sta per accadere nelle prossime ore. Il sesto appuntamento del reality non sarà affatto facile, d'altronde nemmeno le precedenti puntate lo erano.